L'uso di uno specifico e innovativo casco prodotto in Italia permette ai pazienti con grave insufficienza respiratoria di ridurre del 40% la necessità di ricorrere all'intubazione. Questo è il risultato di uno studio finanziato totalmente dalla SIARTI, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Ne parliamo con Domenico Grieco, rianimatore di terapia intensiva del Columbus Covid-2 Hospital, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Benvenuto, dottore Grieco. Salve, grazie per l'invito. Grazie a lei. Dunque, dottore Grieco, uno studio multicentrico, un trial coordinato dal Policlinico Agostino Gemelli con la partecipazione dell'Ospedale degli Infermi di Rimini e delle Università di Ferrara, Chieti e Bologna. Quali sono i risultati di questo studio così importante? È uno studio che ha una grossa importanza a livello probabilmente più internazionale che nazionale, perché è uno studio che si è proposto di confrontare nella gestione dell'insufficienza respiratoria ipoassemica, che è la complicanza più grave della malattia da coronavirus, e due strumenti per il supporto respiratorio non invasivo di questi malati. Uno strumento che è raccomandato dalle linee guida e che è in uso in tutto il mondo, si immagini che probabilmente è stato lo strumento più utilizzato come prima linea di trattamento dell'insufficienza respiratoria grave, che è la crossigenoterapia ad alti flussi, e l'altro strumento è un strumento che non è del tutto innovativo in Italia, nel senso che è uno strumento che è utilizzato molto di frequente nel nostro paese, un po' per cultura, un po' perché i ricercatori italiani sono stati i primi a testarlo, che è la ventilazione non invasiva con delle impostazioni specifiche applicata tramite un casco che copre l'intero volto del paziente e che permette trattamenti prolungati. Non è uno studio di confronto appieno, nel senso che non abbiamo confrontato direttamente l'uno o l'altra metodica, è un confronto di strategie, nel senso che noi sappiamo che l'ossigenoterapia ad alti flussi tramite cannula nasale rappresenta la terapia standard dei pazienti di insufficienza respiratoria ipossemica, ed è seguita in tutti i paesi essenzialmente del mondo in caso di fallimento dall'intubazione orotracheale e dalla ventilazione meccanica invasiva. Ci siamo proposti di rispondere alla domanda se l'applicazione precoce del casco in aggiunta all'ossigenoterapia standard, quindi l'ossigenoterapia standard è stata utilizzata dopo il casco nei pazienti trattati con questo tipo di metodica, in una fase di de-escalation del supporto respiratorio, potesse offrire dei vantaggi. I risultati principali sono sostanzialmente due. L'endpoint primario dello studio, che è, diciamo, la variabile di outcome per il quale il trial clinico è disegnato, era i giorni liberi da supporto respiratorio avanzato nell'arco dei primi 28 giorni di ricovero. E non c'è differenza tra i due strumenti. Quindi, sostanzialmente, utilizzare l'ossigenoterapia ad alti flussi da sola o utilizzare una strategia che preveda l'utilizzo del casco attaccato al ventilatore con specifici settaggi che sono quelli dello studio, seguito poi in una fase di de-escalation dall'ossigenoterapia ad alti flussi, non cambia il tempo in cui il paziente ha bisogno di supporto respiratorio. Probabilmente perché questa è una malattia che ha bisogno del tempo per guarire, per cui il tipo di supporto che noi eroghiamo, che consente soltanto di erogare una quantità adeguata di ossigeno nel sangue, non inficia in maniera così rilevante sulla durata del supporto respiratorio. Quello che cambia però in maniera statisticamente significativa e un effetto rilevante è il tasso di intubazione orotracheale, vale a dire il tasso di fallimento della metodica, di necessità di ricorrere a una strategia salvavita che è più frequente nei pazienti trattati con ossigenoterapia ad alti flussi, 50% dei casi, rispetto ai pazienti trattati con il casco, che vengono intubati nel 30% dei casi. È un risultato importante perché è la prima documentazione di un confronto testa a testa tra quelle che sono le due strategie più promettenti per il supporto respiratorio dell'insufficienza respiratoria ipossemica, al di là della malattia da coronavirus, perché l'insufficienza respiratoria ipossemica esisteva prima del Covid-19 e purtroppo esisterà dopo per cause batteriche o virali di altro genere. Ed è uno studio promettente perché probabilmente ci fa ipotizzare che questa metodica possa avere un più ampio uso, come sottolineato tra l'altro
nell'editoriale di accompagnamento su JAMA di due esperti che aprono di fatto l'utilizzo di questa metodica di ventilazione non invasiva anche al di fuori del nostro paese, cosa che di fatto è infrequente. Ecco, perché questo studio è stato pubblicato appunto su questa rivista americana molto conosciuta, no? Come ha appena accennato lei, giusto? Sì, credo che si immagini che la rilevanza fuori dall'Italia di questo studio dipende dal fatto che si immagini che l'FDA, che è l'organismo di controllo, la Food and Drug Administration, che controlla l'immissione in commercio di farmaci e dispositivi medicali negli Stati Uniti, ha approvato l'uso della ventilazione non invasiva con casco per il supporto dei pazienti Covid-19 soltanto un mese fa. Quindi il casco è uno strumento che, benché utilizzato di frequente in Italia, siamo stati abituati a vedere in quest'anno immagini di pazienti in terapia intensiva che venivano sottoposti a questo tipo di supporto respiratorio, all'estero è poco conosciuto, perché manca la documentazione clinica di un'efficacia di questo intervento rispetto agli altri interventi che possono essere applicati in questo contesto. E per questo abbiamo deciso di fare questo tipo di confronto, che è un confronto testa a testa, ed è il motivo è il modo con cui la scienza progredisce, si fanno confronti tra due interventi e si valutano gli effetti sull'outcome dei pazienti. Certo, assolutamente, si fanno ricerche, ecco, studi. Quanti pazienti sono stati coinvolti in questo studio, appunto? Lo studio è uno studio piccolo, relativamente piccolo, perché sono stati inclusi 110 pazienti. Tenga conto che è il primo trial clinico randomizzato. Per trial clinico randomizzato si intende una ricerca in cui i pazienti vengono screenati e vengono randomizzati, cioè un paziente riceve l'una o l'altra metodica e rappresenta diciamo, l'evidenza più alta che si possa generare, perché naturalmente i pazienti vengono assegnati a l'una o l'altra metodica secondo una randomizzazione casuale, ed è il modo con cui si fanno gli studi clinici per poter identificare l'effetto dei trattamenti. È il primo trial randomizzato sulla ventilazione meccanica condotto nel contesto della pandemia Covid-19, ma perché questo era uno studio che avevamo già in programma di compiere sull'insufficienza respiratoria ipossemica, tant'è che il supporto della Società Italiana di Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva, ecco, con un grant del 2017, che prevedeva questo tipo di disegno applicato a pazienti con polmonite da altra causa. E era possibile includere in questo studio, i pazienti erano eleggibili se avevano polmonite da altra causa, ma per la, diciamo, seconda ondata, abbiamo finito per includere pazienti soltanto affetti da polmonite Covid-19 relativa. È stato uno studio che è stato condotto in 2 mesi, purtroppo, per la quantità di casi che abbiamo dovuto trattare nei centri partecipanti. Certo, assolutamente. Ecco, questa è stata un'occasione, diciamo purtroppo, perché in effetti chi l'avrebbe mai detto? La pandemia ha avuto un risvolto positivo, se possiamo così dire. Quali sono stati i risultati per questi pazienti affetti da Covid? Ma sa, un commento sulla pandemia che ha avuto un risvolto positivo? Purtroppo no, nel senso che non credo ci siano risvolti positivi. Soltanto che tutti i momenti di grande stress abbiamo imparato a capire che tutti i momenti di grande stress della società, come purtroppo le guerre, sono delle spinte dal punto di vista innovativo. Si immagini che la ventilazione meccanica, come la conosciamo noi, ed è quello che ha consentito di trattare in terapia intensiva decine, forse no, centinaia se non milioni di pazienti in questa pandemia legata al coronavirus, è una metodica, è uno strumento che è stato inventato per far fronte ad una epidemia di poliomielite a Copenaghen. Quindi anche allora un'epidemia che mise a durissima prova il sistema sanitario danese allora fu lo strumento per alcuni ricercatori identificare, lo strumento fu
l'ispirazione per alcuni ricercatori per identificare uno strumento che poi si sarebbe documentato essere salvavita e ha salvato veramente milioni di vite nel corso di questo Covid-19. Certo, no, per L'effetto rinnovarsi, ecco, diretto. una spinta innovativa Grazie. tecnologica necessaria per far fronte a questi drammatici momenti, ecco. Purtroppo accade in questi momenti, ecco, non in altri, stranamente, si ha una maggiore produzione di innovazioni scientifiche in momenti drammatici. Ecco, per questo poteva rappresentare un lato positivo, ma soltanto per questo. Senta, dottore Grieco, appunto, ma i pazienti affetti da Covid-19, ecco, che miglioramenti hanno avuto? Allora, con questo tipo di Con l'utilizzazione di intervento, questo casco. allora, io credo che l'impatto per la comunità scientifica italiana è presente, ma è, se vogliamo, un po' limitato, perché il casco è stato utilizzato largamente in questa pandemia. Non avevamo documentazione di efficacia del casco rispetto all'alternativa, che è l'ossigenoterapia ad alti flussi, che è quanto viene utilizzato prevalentemente all'estero per far fronte alle insufficienze respiratorie più gravi prima di ricorrere all'intubazione orotracheale, alla ventilazione meccanica invasiva. Credo che il risvolto pratico immediato che si può dare è che l'approccio italiano, che è un approccio in cui la ventilazione col casco e specifici settaggi, perché non è soltanto il device in sé, cioè non è soltanto un casco, ma è il casco è attaccato al ventilatore con specifiche regolazioni del ventilatore, è uno strumento che può dare un beneficio ai pazienti Covid-19 perché può limitare il tasso di ricorso alla ventilazione invasiva. Ridurre il tasso di ricorso alla ventilazione invasiva nella maggior parte dei casi vuol dire evitare la sedazione, evitare la miorisoluzione, cioè i pazienti vengono completamente addormentati e perdono la loro capacità muscolare. È un trattamento salvavita, ma che chiaramente ha effetti collaterali, soprattutto sulla capacità. Immagini per stare per 48, 72, 96 ore addormentati e con una macchina che respira per te non è una cosa che è fisiologica, quindi risparmiare questo può avere dei benefici a lungo termine che non abbiamo ancora valutato e che valuteremo nell'ambito di questo studio. È uno studio che di fatto è in corso per vedere gli outcome a lungo termine. Però sicuramente il Ottimo. dato più confortante è che l'utilizzo in larga scala della ventilazione non invasiva con questi settaggi può dare un beneficio al paziente Covid-19. E sicuramente questo studio rappresenta un pochino una base perché si possono condurre studi più ampi, internazionali, per poter confermare i dati di questo studio e poter considerare l'utilizzo del casco per i pazienti più gravi o almeno per alcuni fenotipi di pazienti più gravi nella fase precoce delle malattie, non solo legate al Covid-19, ma delle insufficienze respiratorie ipossemiche più in generale. Certo, senta, ma quanto durerà questo studio? È ancora in corso? Quanto durerà? Allora, l'arruolamento dei pazienti è concluso, nel senso che i 110 malati sono stati arruolati, i trattamenti sono stati somministrati. È in corso perché naturalmente evitare l'intubazione in una certa quota di pazienti può avere un impatto sulla funzionalità di vita, la qualità di vita a lungo termine. Quindi stiamo valutando a 6 mesi a un anno con degli specifici questionari se la qualità di vita e alcune caratteristiche di performance fisica, la funzione respiratoria sono diverse o sono migliorate con l'uno o l'altro dei trattamenti. Ci aspetteremmo, laddove riduciamo il tasso di intubazione, quindi il tempo e quindi la quantità di pazienti che hanno avuto bisogno di un trattamento estremamente invasivo per poter superare questa malattia, ci aspetteremmo che ci sia un beneficio da parte del casco, ma questo è in corso di valutazione, è uno studio recentissimo. L'ultimo paziente, si immagina, è stato arruolato il 13 dicembre, quindi veramente tempi rapidissimi. Certo, appunto, questo è sempre la spinta per la ricerca. Senta, dottore Grego, cosa fare affinché questo prodotto tutto italiano possa creare un nuovo standard di cura per tutto il mondo delle terapie intensive? Attendere naturalmente la conclusione dello studio e poi cosa fare?
Allora, sicuramente è in programma ed è quello che lanceremo, bisogna fare uno studio necessariamente più ampio, che sia confermativo su questi dati, che sia ad impronta internazionale, perché naturalmente per poter essere, dare delle raccomandazioni è necessario avere dei dati che non possono essere limitati ad un campione che alla fine è sostanzialmente contenuto, che è quello di 110 pazienti. Abbiamo stimato più o meno che bisognerà fare uno studio su 1000-1100 pazienti in futuro, per poter confermare questi dati, e abbiamo già una rete di terapie intensive internazionale pronta a partecipare. E speriamo non riguardi soltanto il Covid-19, ma riguardi l'insufficienza respiratoria ipossemica in generale, perché questa pandemia si esaurisca il prima possibile, o almeno il numero di malati che trattiamo si riduca, perché naturalmente questo è per il bene di tutti. Però Certo. necessario, però decisamente perché possa essere considerata la terapia standard, c'è bisogno di studi più ampi, probabilmente c'è anche bisogno di identificare alcuni sottofenotipi, perché diciamo la medicina va in corso, va nella direzione della personalizzazione delle cure e dei trattamenti, quindi non tutti i pazienti sono uguali, non tutti i pazienti si possono beneficiare dell'un trattamento o dell'altro. Sicuramente i due trattamenti convenzionati, che sono la ventilazione non invasiva con il casco e l'ossigenoterapia ad alti flussi, rappresentano gli strumenti più promettenti in termini di supporto per questi malati. Però diciamo che da una parte bisogna confermare questi dati, dall'altra probabilmente c'è bisogno di identificare i fenotipi dei pazienti, i sottogruppi e i singoli pazienti che possono beneficiarsi maggiormente dell'uno o dell'altro trattamento. Certo. Ecco, noi le facciamo tanti auguri, per il suo lavoro, la ringraziamo per essere stato qui con noi oggi, nostro ospite. Salutiamo il dottore Domenico Grieco, rianimatore di terapia intensiva del Columbus Covid-2 Hospital, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Grazie. Grazie a lei, arrivederci.